prima cosa, un film di sottomarini che per voi è importante, è bello, vi piace, a cui fate riferimento. Vai. Das Boot. Das Boot è il... perché è stato il film che ho percepito come più vero. E nella relazione soprattutto tra la carne e il metallo, che in un mezzo meccanico è immediata, non c'è l'elettronica in mezzo. Quindi questo tipo di relazione mi ha molto affascinato e quel film l'ha raccontato in maniera profonda. Sono d'accordo. E in più dal punto di vista, come dire, storico, andare a vedere un po' delle cose, per quello che mi è potuto servire, anche sbirciare, per quanto fosse il film fatto apposta per altre cose, anche Uomini sul fondo mi ha insegnato qualcosa. Beh, in effetti sì, citiamo, perché quelli, la produzione di De Robertis è poco conosciuta. Verissimo. Ma siamo nel proto neorealismo. Consideriamo che il suo assistente alla regia è un signore che si chiama Roberto Rossellini e lui utilizza la flotta a disposizione, tutta la flotta della Regia Marina, per realizzare dei film con un'impronta che già si vede che insomma, che traccia la strada per il neorealismo. Il film riesce a fare una cosa molto complicata, cioè mettere insieme due cose che apparentemente sono in contraddizione. Queste persone erano formate dagli ideali fascisti, erano fascisti perché ci vivevano, incluso il comandante, ma erano delle persone, le mostra come tolleranti, dal punto di vista moderno progressista, addirittura disobbedienti e umane. È stata una delle cose difficili del fare questo film, unire queste cose apparentemente in contraddizione, o invece è venuto più naturale? Io credo che in particolare Todaro, per una serie di ragioni, sfuga a qualsiasi tentazione di identitaria. Potresti dire, ma come, era un cattolico così fervente eppure era uno spiritista? Potresti dire tutto il contrario di tutto. Io tendenzialmente la vedo con Kundera rispetto agli artisti, cioè l'artista secondo me è amorale. Se si mette a disposizione di una storia deve considerare ben poco gli aggettivi. Gli aggettivi sono il nemico dell'attore. Se tu a un attore dice, sai, lui è disperato, non saprà cosa fare. Gli attori hanno bisogno di azioni. E l'azione che quest'uomo fa travalica, secondo me, qualsiasi idea di appartenenza. Che poi nella sua biografia è probabilmente avvenuta. Giura fedeltà al re, alla Regia Marina Italiana. Poi succede che c'è il fascismo. Ma ciò che fa, anzi, proprio di più, proprio per questo. Quella che doveva essere l'identità di un uomo, quindi, che in guerra si comporta in un certo modo, viene improvvisamente fatta saltare da una decisione individuale di disobbedienza. Ed è bello pensare che da questa disobbedienza possa creare un cortocircuito, che quindi ci fa guardare a ciò che ha fatto e non a ciò che ipoteticamente è, perché poi alla fine ciò che ha fatto è quello che probabilmente ci insegna qualcosa. Mi interessano i personaggi che non rientrano nelle soglie, quindi un individuo capace di contravvenire degli ordini per rispettare delle leggi eterne non scritte mi interessa, perché è un individuo che ha un'integrità, pur nelle sue contraddizioni, è guidato da una forza chiara, cristallina, che lo porta a compiere un gesto che ha queste caratteristiche. E questo a me basta per decidere di raccontarlo. Senti, a un certo punto tu ci sei nel film, almeno io ti ho visto in una scena, non so se addirittura anche in più di una, no, però ti si vede. Non esageriamo, in una mi intrufolo. Ok, e la cosa interessante è che questo è un film di tanti italiani e tanti belgi, tu ti sei messo tra i belgi. Sì. Come mai? Perché siamo italiani. È così, è vero, è così, perché siamo italiani. Infatti io tutti i belgi glielo chiedevo e dicevo, ma come ti senti rispetto a questa frase, a questa dichiarazione? Loro dicevano, mi sento anche che io mi posso identificare in questa dichiarazione. E perché? Perché lui si definisce tale in relazione ad un gesto di soccorso, ad un gesto di accoglienza, ad un gesto di solidarietà, ad un gesto umano. Quindi quando mi diceva Heldenberg, Wirix, Tavernier, mi dicevano, quando io sento siamo italiani, in realtà io sto pensando siamo esseri umani. Perfetto, grazie mille. Grazie a te, grazie.